L'altra voce. Notizie, informazioni, dibattiti, parole ed opinioni. Tante voci dalla TV. L'altra voce, una voce diversa. L'altra voce è un programma di Remo Cristallo con la partecipazione in studio di altri pastori evangelici della Campania. Cari amici e cari telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento dell'altra voce. Vogliamo ringraziarvi per la vostra affezione a questo salottino dove ci scambiamo opinioni e anche punti di osservazione su quello che possa essere la realtà esterna al mondo delle chiese evangeliche che rappresentiamo, ma anche all'interno. Abbiamo detto che stiamo trattando il tema della famiglia. La serie di queste trasmissioni appunto è Credere nella famiglia. Qualcuno ci chiede perché questo tema, perché questo titolo, Credere nella famiglia, forse ci vorrebbe un punto interrogativo. Ma partiamo dal presupposto che ci sono persone che credono nella famiglia anche con la dimensione delle problematiche, delle difficoltà che sta vivendo. In questa trasmissione noi tratteremo il tema appunto dei ruoli all'interno della famiglia. Quindi per questo appuntamento abbiamo invitato un esperto, che è appunto la dottoressa Mariella Romano, mediatrice familiare. Abbiamo con noi il pastore Michele Romeo, abbiamo il pastore Daniele Bachmann e abbiamo anche il pastore Giuseppe Scarallo, che avete avuto modo già di conoscere. Vorrei quindi chiedere alla regia di mandare un contributo video che in qualche maniera ci introduca la nostra conversazione. Per definizione, la separazione dei ruoli all'interno della famiglia è importantissima, sia per la funzione genitoriale che per l'educazione e la crescita dei figli. Dal canto loro, i genitori si preoccuperanno di trasmettere un patrimonio culturale e, dove c'è, uno spirituale, per promuovere la formazione della personalità dei figli. Questi, a loro volta, dovrebbero impostare il loro atteggiamento sul rispetto, sull'amore e soprattutto sul riconoscimento della loro posizione di autorità, tutti elementi utili a farli diventare gli adulti del futuro. Bene. Avendo avuto la possibilità di considerare il contributo che ci è stato inviato dalla regia, vorrei rivolgere appunto al pastore Daniele Bachmann la prima domanda. Pastore Daniele, le trasformazioni culturali hanno modificato l'idea stessa della famiglia. Esistono ancora dei ruoli definiti all'interno della famiglia, secondo naturalmente il tuo punto di osservazione di pastore e curatore d'animo? Come premessa voglio dire appunto che i valori della stessa famiglia oggi è messo in discussione della moderna società. Ci sono dei cambiamenti culturali che certamente incidono anche sul ruolo all'interno della famiglia. Molti problemi nelle famiglie nascono e vengono da queste idee moderne che purtroppo il divorzio, le separazioni e anche che la donna per forza deve lavorare per magari realizzarsi o forse anche per necessità, per aiutare con i motti per le spese finanziarie. Questi creano dei stress e creano dei problemi che impediscono la tranquillità che ognuno possa prendere il suo ruolo. Noi possiamo dire d'altronde che comunque ancora, grazie a Dio, esistono delle famiglie dove il ruolo viene preso sul serio, ad esempio la funzione genitoriale è molto importante nella famiglia,
che i figli vengano educati, possono crescere e vengano aiutati a andare avanti nella formazione, culturale, se possibile, se presente anche cultura spirituale, che è molto importante, fondamentale questa base. E grazie a Dio che possiamo dire che esistono ancora oggi delle famiglie, alquanto possiamo dire, normali, dove questi ruoli vengono praticati, che sono molto importanti, perché quando c'è una famiglia armoniosa, quando c'è questa responsabilità e questa pace di ognuno, che i genitori prendono il loro ruolo, ma anche i figli devono imparare a rispettare i genitori, a forse rispettare anche l'autorità nell'amore e nell'armonia. Queste sono delle cose molto importanti. E possiamo dire che anche la parola di Dio ci aiuta in questo. Chi segue l'insegnamento della Bibbia viene incoraggiato all'amore, viene incoraggiato al rispetto nella famiglia, tra marito e moglie, ma anche tra figli e genitori. Uno dei 10 comandamenti dice che i figli devono essere ubbidienti verso i genitori e sottomessi, e che purtroppo oggi a volte c'è poco rispetto e poco pratica di questo comandamento. Però la Bibbia dice anche che ci sta una promessa, ci sta una benedizione se ci sta questo ordine e chi segue questa guida della parola di Dio. Certamente non è facile educare, non è facile sempre di vivere nell'armonia, nella pace. Abbiamo bisogno anche in questo l'aiuto di Dio, e vogliamo incoraggiare anche i nostri telespettatori nelle varie problematiche di rivolgerci sempre a Dio. Chiederei invece al pastore Michele Romeo, qual è l'illustrazione biblica, come ci viene presentata la famiglia secondo un progetto biblico o un percorso biblico? Nonostante non potremmo fare altrimenti, la famiglia biblica è il modello che noi indubbiamente guardiamo e cerchiamo di imitare, ma la parola di Dio, proprio perché tale, non nasconde che fin dal principio, benché le famiglie fossero patriarcali, anche tra virgolette nelle migliori famiglie vediamo problemi. Abramo e Sara con i due figli di due diverse donne, Ismaele e Isacco, e poi grazie a Dio Isacco non ci dà problemi, perché però anche lì vediamo problemi tra gli stessi figli e soprattutto anche tra i genitori, perché uno privilegiava un figlio e l'altro privilegiava l'altro, e già questo poi creava dei conflitti. Poi quando arriviamo a Giacobbe, ecco, per cui ho detto il modello patriarcale, perché tutto il Vecchio Testamento si incunea in questa realtà, l'Iddio di Abramo, Isacco e Giacobbe, per cui non una famiglia singola ma una famiglia patriarcale. Poi lì abbiamo il quadro, diciamo, di quello che potremmo definire oggi le famiglie allargate, perché abbiamo addirittura due mogli, due concubine, figli di qua, figlia, e questo non ci nasconde il conflitto che si venne a creare all'interno di quella famiglia. Ma il miracolo di Dio poi qual è? Nella Bibbia, che non nasconde i problemi, però ci dà anche le soluzioni quando questa famiglia in qualche maniera ubbidisce ai genitori, in qualche maniera viene regolata dai principi di Dio, e per cui insomma quella parte che oggi fanno, come dopo ascolteremo, i mediatori familiari, li faceva piuttosto la regola biblica, e in qualche maniera riusciva a mettere poi insieme questi pezzi, sempre incentrati su quello che poi è il perdono, la riconciliazione, che allora troviamo difficile ma possibile, oggi difficile ma quasi impossibile. Ma questo poi dopo la nostra dottoressa ci illuminerà meglio.
E difatti il pastore Michele Romeo ci introduce l'ospite che abbiamo nella nostra trasmissione, la dottoressa Mariella Romano. Noi vogliamo innanzitutto ringraziarla per la sua presenza, anche perché a mio debole giudizio ritengo che sia una delle figure professionali più specializzate in questo settore della mediazione familiare, un avvocato che si è occupato poi dopo di studiare questo percorso e di praticarlo non soltanto nelle aule giudiziarie, ma cioè, che cosa ci fa dottoressa Mariella Romano in mezzo a noi, proprio perché collabora nel centro Coinonia come mediatrice familiare, quindi anche dedicata a quest'altro ambito del servizio alla società come professionista, che più delle volte è un volontariato che una professione. Quindi per questo vogliamo ringraziare la presenza, e volevo chiedere innanzitutto se può documentarci, partiamo che abbiamo noi per primi bisogno di essere documentati, sulla figura del mediatore familiare. E dopo di questo volevo anche chiederle quali sono i mutamenti sociali del ruolo genitoriale, direi sia materno che paterno, però partiamo per ordine. Da dare una piccola illustrazione storica di questa figura, di cui si pensa che la nascita sia molto recente, ma in realtà ha origini abbastanza antiche, risale al 76 e paradossalmente nasce proprio con un avvocato, anche se oggi la mia categoria, quella dei mediatori, è proprio osteggiata dagli avvocati. Un avvocato che, vivendo una separazione altamente conflittuale, iniziò a studiare delle tecniche proprio di negoziazione, di comunicazione, lavorando in maniera diversa rispetto a quello che è il linguaggio che si pratica all'interno delle aule giudiziarie, quindi un linguaggio molto più freddo, molto più tecnico, e iniziando a parlare ai sentimenti, usare i sentimenti, l'affettività, e quindi cercare di improntare un dialogo che fosse soprattutto basato sul rispetto e sulla collaborazione. Da qui nasce la mediazione in America e si è poi appunto diffusa in tutta Europa per arrivare in Italia nel 99 a seguito di varie associazioni, ce ne sono tre poi fondamentali e più importanti in Italia di livello nazionale, io stessa appartengo all'AIMEF, che è l'Associazione Italiana Mediatori Familiari, e in pratica la mediazione familiare rientra nelle politiche sociali dell'Unione Europea, è proprio uno dei cavalli di battaglia delle politiche sociali. Nonostante le numerose sollecitazioni da parte dell'Unione Europea ad adeguarsi a quello che è un po' lo status europeo, in tal senso, perché quasi buona parte degli stati europei prevedono la mediazione familiare come un percorso obbligatorio, comunque come un percorso che viene suggerito prima o durante la fase di separazione, l'Italia non si è ancora adeguata in tal senso, e anche se c'è stata questa proposta, questo DDL che è insomma in discussione al governo, alcuni aspetti devono comunque essere rivisti, perché parliamo poi anche di sproporzioni in merito proprio a quello che è l'affido, o comunque ecco la possibilità di dare una paritetica presenza genitoriale a questi bambini, perché si sente parlare spesso di bigenitorialità, ma in realtà non è un diritto di noi genitori, ma è un diritto assoluto dei bambini di pretendere di avere dei genitori che siano presenti anche in un momento così, anzi soprattutto in un momento così delicato come quello della separazione, dove un bambino avverte tanto, avverte di più. E quindi magari noi genitori, e qui mi riallaccio poi alla domanda che lei mi ha fatto in merito ai ruoli, quello della mamma e quello del papà, fermo restando che secondo me è un problema di educazione all'interno delle famiglie, bisognerebbe proprio intervenire con un modello educativo completamente diverso rispetto a quella che è la linea adesso di tendenza dove stiamo andando un po' tutti quanti noi, un'educazione dove è basata al ritorno alle origini, alla cura delle affettività, degli affetti, degli amori e al dialogo. Troppo spesso siamo lasciati ognuno nelle nostre individualità, nelle nostre solitudini, e la stessa cosa avviene anche per i nostri figli.
perché siamo vittime comunque di questa società così fugace, veloce, accelerata. Vuoi per necessità, vuoi anche per negligenza, perché fermarsi ad ascoltare l'altro, fermarsi a parlare con l'altro richiede tempo, richiede attenzione, e mi dispiace, ahimè, dirlo, questa mancanza di tempo, di cura e di attenzione proviene anche da noi genitori nei confronti dei nostri figli. Quindi i ruoli genitoriali sono mutati non solo per una necessità proprio sociale, perché chiaramente sia la mamma che il papà, date le condizioni in cui versiamo, sono chiamati a dover lavorare. Magari io stessa vorrei dedicarmi di più a mia figlia, però magari non lo posso fare perché comunque devo necessariamente anche io contribuire. Però ecco, se partiamo e ritorniamo alle origini, quelli che sono stati i principi con cui siamo stati educati e cresciuti, forse potremmo soffermarci e non dare ai nostri figli un tablet in mano, ma magari sollecitarlo a giocare, a disegnare, o anche a chiedergli semplicemente cosa pensi di questa cosa. Quindi io credo che i ruoli genitoriali si sono modificati perché fondamentalmente è un problema di educazione e di mancanza di volontà di soffermarsi a vedere un problema se c'è. Poi non ci lamentiamo, additiamo sempre il problema, quel bambino ha un disagio sociale, un disagio minorile, un disagio scolastico, ma probabilmente forse bisognerebbe andare a vedere a monte nella famiglia qual è il problema che questa famiglia sta vivendo. E quindi io colgo anche l'occasione per dire che probabilmente anche lo stesso Stato, lo stesso governo dovrebbe investire di più su quelle che sono i fondi a garanzia o comunque a mantenimento proprio del terzo settore, perché noi del terzo settore siamo assolutamente bistrattati, e invece la famiglia, che poi è il nucleo fondamentale, dovrebbe essere tenuta maggiormente in considerazione. Quindi io credo che è da demonizzare da un lato questo modello genitoriale che è diventato moderno, siamo diventati amici dei nostri figli, in realtà non dobbiamo essere amici dei nostri figli, dobbiamo avere un rapporto amicale, ma non siamo amici, siamo sempre, perché altrimenti i figli non hanno più dei modelli di riferimento a cui fare, a cui riferirsi, e quindi perdono di vista la realtà. E allora noi stessi come siamo cresciuti? Comunque con mamma e papà che erano autorevoli. L'autoritarietà mettiamola da parte, però l'autorevolezza è necessaria. Invece i nostri figli, proprio perché noi siamo presi da altre cose, e magari, come dire, ci fa anche comodo delle volte lasciarci andare a questa negligenza che un po' ci appartiene ad alcune famiglie. I nostri figli non hanno più dei modelli di riferimento, e quindi è chiaro che insomma si chiudono in un mutismo, e quel mutismo poi crea dei grossi danni. Certo, quindi una confusione di ruoli, ma anche un abbandono dei ruoli, perché sostanzialmente sembra di capire che questa è una delle dinamiche che poi generano i problemi che stiamo cercando in qualche maniera di trattare. Volevo chiedere invece al pastore Giuseppe Scalaro, innanzitutto avevo fatto un breve accenno a questo sportello all'interno della chiesa della quale tu sei pastore, dove c'è la collaborazione di Mariella Romano ed altri professionisti che in qualche maniera aiutano naturalmente non soltanto i membri comunitari, ma le persone che vengono a questo sportello dall'esterno e che hanno bisogno di ricevere un'assistenza, una cura. Però oltre a questo volevo appunto che ci potessi parlare anche di quali sono le dinamiche conflittuali in questi ruoli familiari a cui si stava riferendo la dottoressa Romano. Sì, quindi giusto un accenno al centro ascolto Coinonia che abbiamo aperto da oltre un anno, grazie anche all'aiuto dei fondi della Chiesa Apostolica dell'8x1000. La cosa straordinaria è che siamo riusciti a livello sperimentale a mettere insieme anche due comunità evangeliche, quindi il centro non è solo un'opera che parte dalla comunità evangelica Emmanuel, ma si collabora insieme in sinergia con la Chiesa Evangelica Apostolica
di Castellammare. Quindi questa è un'altra cosa importante, perché io credo molto nella rete, anche tra noi chiese, tra pastori dovremmo collaborare. Beh, abbiamo iniziato questa attività e grazie a Dio a distanza di un anno abbiamo ottenuto diversi risultati, abbiamo diverse figure professionali, interagiamo anche sul territorio, anche quindi con le istituzioni, e questo poi di riflesso diventa anche un'evangelizzazione, perché molte persone vengono a contatto col centro Coinonia e di conseguenza conoscono anche il nostro ambiente evangelico, quindi non ambiente chiuso su se stesso ma aperto verso l'esterno. Beh, detto questo, veniamo alla domanda che mi hai fatto, cioè i ruoli conflittuali all'interno della coppia, soprattutto in rapporto ai figli. Il rapporto ai figli. Beh, io credo che uno dei problemi maggiori sia quello che a volte tra i genitori manca un'alleanza educativa. E quindi avviene quello che poi tecnicamente viene chiamata triangolazione, nel senso che all'interno di una coppia a volte noi abbiamo una figura genitoriale più permissiva e l'altra meno. In ogni caso i due genitori dovrebbero trovare un'alleanza, un accordo sull'educazione sul figlio, altrimenti se ognuno porta una linea diversa, facilmente si rischia che il figlio poi vada ad allearsi con la figura permissiva e di conseguenza non c'è più rispetto dei ruoli. Perché in questo modo il figlio si allea con la mamma se lei consente, oppure si allea col papà se lui è più permissivo. In questo senso quindi bisogna innanzitutto trovare un accordo tra i due genitori, anche se a volte bisogna trovare una mediazione anche tra i due sul modo di educare. Un'altra cosa importante nel conflitto, soprattutto nell'educazione del figlio, bisognerebbe poi evitare un altro aspetto deleterio, vale a dire litigare alla presenza dei figli, i quali a volte non solo assistono ma vengono chiamati in causa e vengono anche strumentalizzati in questo senso. Quindi in tutte le coppie nascono dei conflitti, questo fa parte anche della vita. Giustamente il pastore Romeo diceva una cosa importante: la Bibbia presenta dei principi di famiglia, ma se guardiamo i modelli familiari sono modelli con delle disfunzioni. Quindi noi non crediamo che esista un modello o che una coppia possa trovare questa situazione idilliaca dove non si litiga mai, dove non c'è mai nessuno scontro. Però è importante che questo non accada davanti ai figli e soprattutto non venga svalutata la funzione dell'altro coniuge agli occhi del figlio. A volte io ho ascoltato anche in consulenza di mamme che si lamentavano perché il proprio marito le aveva trattate male davanti al figlio, viceversa, dove la mamma diceva al figlio: tuo padre non capisce niente, per esempio. Quindi significa poi svalutare il ruolo del padre o della mamma. Quindi è importante che nella gestione dei conflitti i genitori usino saggezza e evitino innanzitutto di litigare davanti ai figli, da un lato, e due, ci sia un'alleanza nel dare, di essere come un muro, essere uniti nel dare dei principi educativi ai propri figli. A volte cosa può capitare? Che uno dei due non è d'accordo sull'azione educativa dell'altro. Altro. Non va mai detto davanti al figlio, al limite in seconda sede si può chiedere come mai è stato fatto quell'intervento, ma non deve mai dinanzi al figlio essere messa in evidenza la non accettazione dell'intervento fatto dall'altro genitore. In questa alleanza qualche volta serve fare anche, come si dice, il poliziotto buono e quello cattivo, insomma, no? In una strategia educativa, diciamo, efficace, va bene. Direi, pastore Michele, se puoi in qualche maniera fare così un'ultima battuta sul fatto che il mondo esterno è in veloce e continuo cambiamento, come abbiamo avuto modo di ascoltare. La Chiesa è legata a quelli che sono dei principi, a quelli che sono delle regole, degli statuti di natura dottrinale e col quale ci si riferisce. È possibile continuare a mantenere questa, diciamo, questa struttura che in qualche maniera non è fluida, no? Ma è rigida, di fronte invece a una società che cambia velocemente, perché per qualcuno, come dire, si è entrati in un cortocircuito da dove non se ne può uscire. Ecco, volevo sapere un pochettino il tuo punto di vista. Ma uno dei miei motti è che cerco sempre di dire a tutta la comunità è che
la miglior predica, partendo da me stesso, è l'esempio. E la famiglia, parliamo, non in un modo radicale, nel senso che diventa estremista, ma nel modo reale può porsi e deve porsi, e questo è quello che noi già esortiamo ai giovani, alle coppie, prima ancora che si sposino, nel nostro corso prematrimoniale, cioè quando insomma cerchiamo di mettere le basi per quanto riguarda i ruoli, per quanto riguarda i comportamenti, anche guardando al futuro, la possibile e facile nascita di figli, l'educazione, eccetera, eccetera, di, ripeto, di poter essere più che dei parlatori, ma delle persone che dicono: guarda, oggi è possibile ancora vivere la famiglia perché io ti do il mio esempio. E personalmente, avendo vissuto una famiglia patriarcale, perché praticamente ai miei tempi, ecco, la figura del nonno, la figura della nonna erano due figure sacre, ma poi li ho vissuto anche nell'ambito della nostra numerosa famiglia, perché noi poi mio padre e mia madre hanno superato pure i loro genitori, perché i miei nonni, uno aveva 7, un altro 8, noi siamo 11, per cui li abbiamo, mio padre li ha superati abbondantemente, infatti tutta la famiglia messa insieme oggi siamo più di 80 tra figli, genere, perché 11 figli, 11 nuori e non so quanti nipoti, mia madre grazie a Dio ancora vivente, per cui quando, se vogliamo metterci insieme, una volta l'abbiamo fatto e abbiamo superato gli 80, però adesso con la modernità ci siamo fermati lì. Allora dico, ricordo mio padre la domenica quando stavamo tutti 11 a tavola e portavamo le nostre fidanzate all'epoca, e poi successivamente le figlie, la moglie con i figli, perché era una tradizione del tempo, la domenica andiamo da mio padre, la domenica andiamo da mio socio. Però vedevo la gioia di mio padre, come io oggi vedo la gioia quando tutte le mie figlie, i generi, i nipoti, anche i due pronipoti, quelle volte che stiamo insieme, allora questo dico, è possibile perché per noi è possibile, siamo felici, poi per gli altri giustamente ognuno poi, però ripeto, la migliore predica è sempre l'esempio. Quindi la trasmissione in qualche maniera di una forma di genitorialità che può rappresentare un modello allettante, forse questa è la proposta del pastore Michele Romeo. Bene, e vogliamo ringraziare dottoressa Mariella Romano, vogliamo ringraziare il pastore Michele Romeo, ringraziamo il pastore Daniele Bachmann e vogliamo anche ringraziare Giuseppe Scarallo per i contributi che ci hanno portato all'interno di questa breve, devo dire, panoramica sui ruoli all'interno della famiglia. Volevo dire ai nostri cari affezionati e spettatori che al prossimo appuntamento invece parleremo della cura genitoriale attiva, e penso che qui i genitori potranno essere interessati a considerare alcuni aspetti che verranno messi sotto i riflettori. Vogliamo a questo punto salutarvi e vogliamo darvi appuntamento alla prossima trasmissione dell'Altra Voce. Iddio vi benedica.